Allora, ragazzi, con questa voce un pochettino più alta del solito, volevo tornarvi sulla questione ansia. Allora, non so se ve l'avevo detto proprio al primo episodio, ma mi sa proprio di sì. Comunque, avevo circa 20 anni ed ero sul lungomare, camminavo con una mia amica e mi manca subito l'aria, mi batte forse il cuore, insomma. Pensavo stessi veramente per morire. E da lì in poi comunque sono stati sempre più frequenti, no? Io praticamente ho ansia perenne tutti i santi giorni, soprattutto quando sono da sola, tipo quando scendo la mia cagnolina, qualsiasi cosa io faccio da sola, anche una semplice doccia, mi viene l'ansia, anche perché mi è venuto proprio un vero e proprio attacco di panico fortissimo sotto la doccia, quindi ogni volta che vado in doccia mi assicuro che ci sia qualcuno in casa. Mi aiuta molto, per esempio, quando sono da sola per strada, mi aiuta molto parlare al telefono, mi distrae un po' perché la regola è appunto distrarsi e quindi cerco di fare questo. Vi racconto il mio ultimo episodio, è stato molto molto forte. Allora, io la mattina generalmente sto andando a camminare sul lungomare con mia madre, faccio tutto il lungomare, andata e ritorno, che sono più o meno 6 km, andando e ritorno, andata e ritorno da casa mia fino al porto praticamente. Qualche giorno fa, proprio recente, tutto a posto, arrivo lì, giro per tornare a casa, ero ancora sul lungomare. A un certo punto sento proprio i battiti che arrivano praticamente qui, me li sento quando sono veramente forti e inizio a fare per rilassarmi, ma non serve praticamente a niente. E istintivamente, senza che io neanche me ne renda conto, mi sono fermata e mi sono tipo, facevo così, mi accasciavo, non so neanche io il motivo. Mia madre non se n'era accorta, era più avanti che camminavo. A un certo punto la chiamo e dico: aspetta un attimo, aspetta un attimo. Unita anche a molti, molti giramenti di testa, perché io ho anche vertigini, quindi mentre cammino ogni tanto mi prendono anche quelle, ma stavolta mi sa che era proprio per l'attacco di panico. Comunque, mi siedo sulla panchina, cerco di respirare, bevo l'acqua che fortunatamente avevo dietro. E niente, faccio passare 5 minuti, poi le dico proviamo a camminare. Nulla, ancora molto molto forte. Mi fermo di nuovo, poi quello che mi aiuta molto appunto è parlare al telefono. Io avevo la persona lì, mia madre, ma non serviva a niente. Avevo molta paura, pensavo veramente mi stesse prendendo un infarto perché mi sentivo letteralmente svenire forte. Allora, a quel punto chiamo il mio ragazzo che stava anche facendo il tagliando la macchina, quindi non poteva stare con me al telefono, che stava smontando sotto la macchina, appunto. E gli dico: per favore, stai al telefono che non mi sento bene. Siccome era anche il periodo in cui avevo anche quella tosse fortissima, che ora sta anche migliorando, e lui mi fa: perché sei debole, lo stai mangiando e sei uscita. Comunque, piano piano sono dal telefono con i battiti a 180 perché l'Apple Watch è sempre con me. Tento di camminare un pochino, tenendomi dalla ringhiera perché avevo paura proprio di cadere per terra. Finché a un certo punto entro in un negozio dove andiamo sempre, dove vendono tutto a 1 euro, che vi ho fatto vedere anche i portapranzi, così che compro ogni tanto. Entro là dentro, cerco di svagarmi un po'. Poi da lì, quando sono uscita da lì, diciamo che non era passato del tutto perché dopo un attacco così forte, comunque la testa resta, come dire, molto molto dolorante. E va così perché comunque nei giorni scorsi ho avuto ansia, ma sempre più forte, durava sempre di più nella notte, nel giorno, insomma. E quando questi attacchi pronunciati e sfociano sempre poi in quello, in un vero e proprio attacco di panico che
Stavolta poi, quando sono tornata a casa, veramente mi è venuto da piangere perché è troppo, ma troppo invalidante. Perché se io fossi stata da sola, perché io tendo a non uscire da sola per questo motivo qua, ma se io fossi stata da sola o non avessi potuto chiamare nessuno, io non so per quanto tempo sarei rimasta bloccata lì. Quindi sono parecchi anni, 10 anni che io ho questa roba. Ero andata, come vi ho detto, da una psicologa, ho fatto 2 sedute, ma poi non ci sono più andata perché mi toccava tasti molto indelicati, tipo robe sessuali, che secondo me non c'entrano nulla con l'attacco di panico, quindi non mi andava di dirle proprio i cavoli miei su quell'aspetto, quando io sto parlando di ansia, che non credo sia collegata la cosa. Quindi non lo so, fatemi sapere un po' voi se siete nella stessa situazione, cosa fate in quel minuto, diciamo, in quel periodo quando vi viene così forte, perché sembra veramente che stiate per morire, che sia un infarto. Ed è una situazione molto molto invalidante che sinceramente non ce la faccio più. Niente. Voglio sempre aggiornarvi su questo, ma purtroppo non stiamo avendo miglioramenti, anzi. L'ansia è giornaliera, ma quella un pochino riesco a gestirla, tranne quando di notte viene proprio forte, quando i miei battiti arrivano a 150, io sono stesa. Qualsiasi tisana calmante non mi fa nulla, devo cercare di, come dire, distrarmi, quindi mi vedo qualche film, qualche video su YouTube, chiamo qualcuno, mando via qualche mia amica, insomma, e poi cerco di rilassarmi, ma quando sono in mezzo alla strada proprio è una situazione invalidante veramente, perché non era mai capitato di piegarmi su me stessa. Io non mi rendevo conto che stessi facendo in quel modo, veramente. Non lo so, mi mancava proprio l'aria, le forze, mi girava la testa. Per fortuna sono riuscita ad arrivare a casa quel giorno, ma ero veramente capo, proprio. Volevo soltanto piangere e pensare che non sarebbe ricapitato più, ma purtroppo dentro di me so che ricapiterà, e anche molto presto. Niente, ragazzi. Spero che questo sia d'aiuto a qualcuno, che ci possiamo, come dire, supportare a vicenda, consigliare su cosa fa ognuno di noi in quei momenti. E nulla. Spero che sia stato un video comunque gradito, in cui mi apro insieme a voi su questo argomento che per me è molto molto pesante, come possiate capire. Niente, faccio un respirone e cerco di andare a scendere la mia cagnolina. E al prossimo video.